La Regione Campania ha finanziato circa 6 milioni e mezzo di euro che a partire dal mese di aprile serviranno a rafforzare gli interventi di prevenzione volte a contrastare il problema del dissesto idrogeologico che affligge numerose arterie del Cilento. La manutenzione è un intervento di prevenzione, ha dichiarato il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese. La manutenzione è un intervento di prevenzione. Quindi la pulizia delle cunette, la pulizia dei palloni, dei canali che ci permettono di drenare meglio le acque sono sicuramente interventi importanti, strategici. Ma proprio per questo motivo la Regione Campania ha finanziato circa 6 milioni e mezzo di euro, sempre il governatore De Luca tramite l'assessorato all'ambiente, che partiranno nel mese di aprile, che servirà per rafforzare l'intervento che la provincia e i comuni fanno sulle strade proprio per finalità di prevenzione. Quindi pulizia cunette, messa in sicurezza dei canaloni, messa in sicurezza dei canali, che serviranno proprio per evitare il dissesto idrogeologico. La carenza di personale sulle province, ma anche nei comuni, viene sopperita con questi interventi che ci finanzia pure la Regione, che magari tramite fondi europei riesce a canalizzare fondi. E quindi nei comuni abbiamo difficoltà con il personale sulla manutenzione, negli uffici tecnici il personale diminuisce, stessa cosa con la riforma della provincia, è capitata a Palazzo Sant'Agostino. E dunque questi interventi della Regione sono importanti, però anche con i cantonieri della provincia, che sono di meno ma ci sono, con gli operai idraulico-forestali della provincia, che sono di meno ma ci sono, lavoriamo tantissimo sul diserbo stradale, sulla pulizia cunette delle strade, soprattutto in queste aree interne dove i fenomeni di dissesto idrogeologico sono molto frequenti. C'è una sinergia anche con le comunità montane, che sono enti strategici per questi territori. La provincia di Salerno è fondamentalmente un territorio montano, poi alla fine soprattutto nella tutta la zona sud. E abbiamo tanti protocolli d'intesa, la provincia con le comunità montane, proprio su questa problematica che è quella del dissesto, sulla prevenzione del dissesto tramite una accurata, continua, intensa e soprattutto efficiente manutenzione delle cunette e di tutte quelle che sono la rete di drenaggio delle acque.